La storia dell'integrazione europea attraverso le 250 immagini dei suoi momenti più salienti, dalla Guerra Fredda ad oggi. È la mostra fotografica itinerante L'Italia in Europa, l'Europa in Italia, promossa dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed inaugurata oggi nella chiesa San Severo al Pendino. Un percorso che racconta la costruzione dell'Europa, dal trattato istitutivo tra i sei stati fondatori, tra cui l'Italia, fino ad oggi, passando dalla storica firma dei trattati del 1957 alla costruzione del muro di Berlino e dalla sua caduta. Non è solo uno sguardo sulla crescita dell'Europa e sull'azione dell'Italia, ma vuole soprattutto far sentire il valore aggiunto dell'essere cittadini europei. Un mondo, insomma, attualmente così invaso da immagini, non parlare per immagini sarebbe veramente quasi addirittura superfluo. 250 scatti scelti su quasi 5.500 scatti, alcuni molto famosi, altri veramente introvabili. E abbiamo tantissime immagini che fanno vedere anche l'importanza dell'Unione Europea nei confronti dei problemi dei paesi terzi. Ma l'Unione Europea è talmente tanto in evoluzione che abbiamo dovuto ampliarla, modificarla, e sicuramente dovremo farlo anche tra sei mesi, quando la Croazia dovrebbe diventare, insomma, il 28° paese dell'Unione. La mostra è stata allestita in collaborazione con il Comune di Napoli attraverso il CEIC Europe Direct Napoli, il Servizio Cooperazione Decentrata Legalità e Pace e l'Assessorato alla Cultura. Un altro modo per evidenziare i tanti possibili collegamenti fra istituzioni il cui obiettivo comune è l'integrazione.